Torniamo alla propagazione del calore per conduzione nei solidi e studiamo questa formula che è la legge di Fourier, che permette di calcolare quantitativamente quanto calore Q passa al secondo o al minuto o all'ora, in generale in un certo intervallo di tempo delta T, attraverso uno strato di materiale di area S, spessore D, quando le sue pareti, la parete sinistra e la parete destra, si trovano a temperature diverse. Potrebbe per esempio essere un muro, una parete oppure una finestra, o anche la sbarra di metallo che abbiamo visto prima. Il flusso di calore attraverso questo strato di materiale, cioè quanto calore passa nel tempo, dipende da vari fattori. Innanzitutto dipende dalla differenza di temperatura che c'è tra la parete sinistra e la parete destra, cioè tra le due estremità dello strato. Questa differenza di temperatura si chiama gradiente termico. Per esempio, potrebbe essere questo un muro, il muro di una casa, oppure il vetro di una finestra, quando all'esterno ci sono per esempio 35 gradi d'estate e invece all'interno ce ne sono 20, o viceversa d'inverno potrebbero esserci 20 gradi all'interno e 5 gradi all'esterno. Naturalmente il calore passa sempre andando dalla parte dove la temperatura è maggiore verso la parete a temperatura minore. Questa formula è molto intuitiva, per esempio c'è proporzionalità diretta fra il flusso di calore e il gradiente termico. Infatti il gradiente termico è la causa del flusso di calore, quindi c'è una relazione di proporzionalità tra la causa e l'effetto, cioè maggiore è la differenza di temperatura tra le due estremità dello strato e più calore passa, per esempio, al minuto attraverso questo strato. Poi c'è la presenza dell'area al numeratore della formula perché maggiore è l'area di questo strato e più facilmente il calore passerà. Per esempio, attraverso una finestra molto ampia passa più calore che attraverso una finestra stretta. Infatti, nelle case di montagna dove fa molto freddo, le finestre sono piccole per limitare la dispersione, il passaggio di calore verso l'esterno. Invece lo spessore si trova al denominatore e questo è logico perché maggiore è lo spessore di questa parete o di questa finestra di vetro e più difficilmente passerà il calore attraverso lo strato. Per esempio, case con muri molto spessi subiscono meno dispersione di calore, cioè meno passaggio di calore attraverso i muri. Infine, c'è la presenza di questo fattore lambda, che non va confuso con il coefficiente di dilatazione termica lineare che abbiamo visto nel caso della dilatazione termica, ma invece è il coefficiente di conducibilità termica, che dipende dal materiale che costituisce lo strato. Se il materiale è un buon conduttore di calore, come possono essere per esempio i metalli, allora questo coefficiente lambda, la conducibilità termica, assume un valore grande. Se invece il materiale è un buon isolante termico, quindi un cattivo conduttore di calore, allora la conducibilità termica è bassa. Tutte queste cose stanno anche scritte in questo elenco. Vediamo le unità di misura. Il flusso di calore, Q su delta T, si misura in joule al secondo, che sono watt, o volendo anche in calorie al secondo. In questa tabella sono riportati i coefficienti di conducibilità termica di vari materiali. Questa è l'unità di misura che si ottiene facendo la formula inversa della legge di Fourier per ricavare lambda. Vediamo che i metalli sono ottimi conduttori di calore perché hanno valori alti di conducibilità termica, mentre questi, in particolare il legno e ancor più l'aria, sono pessimi conduttori di calore, avendo valori molto bassi di conducibilità termica. Il motivo per cui proviamo una sensazione di freddo quando tocchiamo un oggetto di ferro d'inverno, mentre invece con un oggetto di legno non la proviamo quella sensazione, non è perché il ferro è più freddo del legno. Immaginiamo infatti d'inverno la temperatura del nostro corpo intorno ai 36-37 gradi,
mentre sia l'oggetto di ferro che di legno a 10 gradi centigradi. I due oggetti hanno la stessa temperatura e siccome sono più freddi del nostro corpo, quando li tocchiamo il calore passa dal nostro corpo a questi oggetti. Questo passaggio di calore è più efficace quando tocchiamo il ferro, perché il ferro ha un'ottima conducibilità termica, molto più del legno, ed è per questo che il ferro ci appare più freddo, non perché sia più freddo del legno, ma perché ci sottrae calore in modo più efficace. D'estate succede il contrario. Un oggetto di ferro al sole magari raggiunge i 40 gradi, quindi è più caldo del nostro corpo. E anche l'oggetto di legno raggiunge i 40 gradi, ma quando noi tocchiamo l'oggetto di ferro ci sembra che ci scotta di più del legno, perché in questo caso il trasferimento di calore avviene al contrario, cioè dall'oggetto al nostro corpo, e il passaggio di calore dal ferro al nostro corpo è più efficace che dal legno al nostro corpo. Quindi, pur avendo i due oggetti la stessa temperatura di 40 gradi, quello di ferro ci appare più caldo, ma solo perché ci trasferisce calore in modo più efficace.